si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, benvenuti a Replay, l'appuntamento del lunedì. Il Pescara è tornato alla vittoria, ma i fari sono già puntati alla sfida di sabato al Biondi contro il Lanciano. Tanta attesa nel clan frentano, ovviamente clima più tranquillo a Pescara dopo il successo di sabato, un successo che ha riportato i biancoazzurri in una buona posizione nei playoff. Andiamo a presentare gli ospiti di questa puntata, ritroviamo con piacere un volto che ha fatto la storia anche del Pescara, parliamo del direttore sportivo Andrea Iaconi. Ben rivisto direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Al suo fianco abbiamo il collega William Carosella, buonasera William. Buonasera. Ben ritrovato. Grazie. Sei contento di rivedere Iaconi? Certo, Iaconi è la storia del Pescara, esatto. Come l'università di Scibilia e quindi anch'io. Perché praticamente tu, noi siamo la storia. C'era anche Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, buonasera, anche salve. Tu sei contento di ritrovare? Grande William, è inarrivabile. Anche grande Iaconi. Sì. Iaconi lo sappiamo, ha detto bene William, parla la storia per lui quindi. Riccardo Clinco alla mia sinistra, buonasera Riccardo, un volto che sta esplodendo in tutte le TV, anche su Canale 5, quindi... Non ci snobbare stasera, Buonasera Riccardo. Buonasera a te. Ringrazio Luca Pennese, buonasera Luca, che è invecchiato anche lui insieme a noi, però anche tu contento direi. Emozionato direi, felice. Vicino a Tardinecchi. Buonasera ad Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Ciao Enrico, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori che possono come sempre interagire con noi o prenotandosi telefonicamente allo 0853 0020 o mandando un sms al 392 623 7060. È un lunedì, diciamo così, verticale perché ci sono posticipi in tutte le categorie. In Serie A, Lazio-Sampdoria siamo sullo 0-0, la gara è iniziata alle 20:45, si gioca da mezz'ora per il posticipo di Serie B, 0-0 tra Novara e Trapani nello scontro tra gli ex allenatori del Pescara, i predecessori di Oddo, Baroni e Cosmi, e poi in Lega Pro Carrarese-Pontedera 1-2 e siamo all'inizio del secondo tempo. A te. Allora iniziamo con le notizie di giornata. Ugo Campagnaro si è allenato regolarmente, potrebbe tornare a Lanciano a guidare la difesa biancoazzurra. All'allenamento di oggi era presente anche l'ex Matteo Politano, attualmente in forza al Sassuolo. Intanto per quanto riguarda i biglietti di Lanciano Pescara, stamane è iniziata la prevendita per i tifosi frentani. Per i tifosi del Pescara la vendita inizierà mercoledì fino alle ore 13, la vendita per gli abbonati biancoazzurri, a seguire fino alle 19 di venerdì per tutti gli altri. Michele Gelsi, ex capitano del Pescara, è il nuovo allenatore della Giulianova al posto di Francesco Giorgini. Poi invece una notizia negativa, un brutto incidente stradale per Cristiano Del Grosso, difensore del Bari, nato a Giulianova, è venuto stamane a Bergamo, ha riportato fratture multiple ed è in prognosi riservata. Ovviamente facciamo gli auguri di una prontissima guarigione al giovane giocatore Cristiano Del Grosso. Andrea Iaconi, quante cose ci sarebbero da raccontare, però partiamo subito dal presente e poi facciamo qualche passo indietro. Intanto è rimasto sempre uguale, o era vecchio prima o è tornato giovane adesso. Sempre vecchio. Ci dice subito in due parole come si può sintetizzare questo campionato del Pescara, in poche parole. Beh, ottimo, stanno mantenendo le premesse perché potenzialmente è una squadra forte, deve crescere, sbagliare un po' meno, ma è tra le 3-4 squadre più forti. Sicuramente secondo me arriverà fino alla fine perché questo gruppo è destinato a crescere, perché ci sono giocatori che potenzialmente faranno carriera.
Chi l'ha colpita di più? Oddo oppure qualche giocatore? La sorpresa, ecco, qual è la sorpresa di questa stagione? Massimo non è una sorpresa, perché a parte quello che lui ha fatto da calciatore. Lo conosci da piccolo, no? Sì, vabbè, era il padre. L'ha portato a Pescara. Lavorava con noi, ma anche prima, a Giulianova, a Pineto, quindi io abbiamo iniziato, diciamo, insieme. Quindi Massimo l'ho visto crescere, ma al di là di questo ha dato già segnali positivi lo scorso anno, prendendo la squadra, e poi vabbè, sapete tutti come è andata a finire quella maledetta traversa, no? Se no si ritrova, era già in Serie A. La squadra ha un gioco, ha delle idee, è chiaro che deve correggere qualcosa, è la sua prima vera esperienza in campo. Ecco, perché è un tecnico che piace ai pescaresi? Perché è propositivo, perché attacca, perché dice sempre la verità, dice sempre quello che pensa, e quindi ha le caratteristiche giuste per una città come Pescara. Oh, invece per quanto riguarda la società, poi lascio spazio a tutti gli altri amici, dall'esterno, che impressione ha io, ricavato? Da poco tempo ho saputo di questa lite tra il presidente e gli Annascoli, quindi non saprei dire. Li conosco tutti e due, con Sebastiani ho avuto anche rapporti, lui voleva già acquistare Salomon quando poi noi l'abbiamo dato al Milan, quindi l'ho incontrato in questi anni parecchie volte, abbiamo anche parlato, una volta mi propose anche di tornare a Pescara l'anno della Serie C, e quindi perché non tornò? Perché preferì rimanere a Grosseto e poi è andata a Pescara, è andata bene, perché poi il Pescara poi andò in B con Di Francesco, quindi meglio così, no? Pensa di aver sbagliato quella volta a dire no? Guarda, io stavo talmente bene che non avevo voglia di tornare, però ho ringraziato lui, De Cecco, perché hanno pensato a me. Perché a Pescara la vogliono bene? Ma questo non lo so, ci sta pure chi mi vuole male. Vabbè, conta sempre la maggioranza, no? In ogni cosa non lo so, è che vabbè, Pescara, noi secondo me siamo stati bravi. Cioè, lei in tanti anni non è stato mai contestato a Pescara, l'unico che non è stato mai contestato. Vabbè, non è vero. Vabbè, si è preso qualche parolaccio. Ma non è vero. Ma non l'ha preso. Dire, su. Beh, noi avevamo creato un po' una famiglia. Il fatto di che era una società sofferente a quei tempi, dovevamo rimettere a posto tutto, tutti ci avete aiutato. Quindi il pubblico è stato, la gente è stata determinante, noi ci hanno aiutato tutti. Però venivano contestati i presidenti, i dirigenti? No, veniva contestato solo il commentatore Sibiglia, perché ogni tanto faceva arrabbiare anche un po'. Oliveri veniva contestato. Ma insomma. Porca miseria, ancora fischiano l'orecchio con tutte le parolacce che dissero. Beh, vabbè, non lo so, però. Chiamiamole parolacce. Cori vergognosi verso chi stava facendo calcio da tanti anni, magari, e teneva il Pescara in un palcoscenico dove è sempre stato. Per quanto ricordi, ha ragione Andrea. Oliveri non è stato mai contestato qualche volta. Sibiglia, soltanto Sibiglia per le sue esternazioni, per qualcosa che praticamente. Non ricordate bene. A Verona. Sono stati due anni che veniva contestato solo Oliveri. Ma no, non più Sibiglia, non scherziamo. Ma giusto per la cronaca, Ma è così. Ma gli anni passano, ovviamente, la memoria. Negli anni precedenti all'uscita poi di Sibiglia e Oliveri e all'inizio del tracollo, ma guarda che Sibiglia, guarda che è subentrato Paterna, quindi praticamente c'era Sibiglia. Oliveri non c'è stato mai sostanzialmente alla guida del Pescara. Sì, però. No.
però non c'è stato mai. Era operativo, che significa? Sibilia Vattene era di Sibilia, mica di Oliveri. Ma lì negli ultimi. Ricordate bene, non è stato contestato in maniera. Gli dicevano che ti voglio bene. Dicevo, come diceva il dottor, gli dico tante paroline. No, no, vabbè, ma voi andate a scavare proprio. Giusto la memoria. Ma gli striscioni Sibilia Vattene se ne ricorda la maglietta Sibilia Vattene. Io sono entrato nel 93 con Sibilia Vattene e sono uscito con Sibilia Vattene. Questo come. Poi è andato a Brescia e trovava Corrioni Vatte anche a Brescia uguale identica, esatto. la stessa identica situazione. L'unico striscione presente era quella. No, parliamo dello striscione, non parliamo di spiego che Sibilia era Sibilia e Corrioni, cioè, nel senso che no, c'era quell'analogia dello striscione che persone completamente diverse. Quindi è entrato con Sibilia il suo striscione, è uscito, sì. Non con Sibilia perché lei è uscito. No, io sono uscito presidenti. Dopo, però per dire uscito nel senso che quando lui andò via ci stava sempre sto striscione. Io vorrei fare 2000 domande, Andrea. Vai, dai. Ma le voglio fare pubblicamente. Perché ci mancherebbe, dove le vuoi fare, sta in TV. Ma la storia delle dimissioni con Oddo. Quando eravamo primi in classifica, il girone d'andata 31 punti. Quattro, il primo anno. 4 promozioni dirette. Praticamente no, non siamo riusciti ad andare in Serie A, anzi con Maifredi stavamo rischiando di andare veramente giù. E poi è tornato Oddo e ci siamo salvati, diciamo. Ma le dimissioni a Genova, quando siamo andati a giocare contro... Dimissioni a Genova, cioè... Le cose come sono andate? Sono andate che noi perdemmo quella partita 5-1 e... Non c'era Carnevale non c'era, che... No, sì, ma all'interno nostro c'erano due fazioni, c'era Marino e c'ero io e noi pensavamo che loro ci ostacolassero. E a quel punto Oddo diede le dimissioni, io per coerenza andai dietro, mi sembrava logico. Andrea, un'altra poi, cosa, scusa, Oliveri rimise tutto a posto. Andrea, un'altra cosa, perché la cosa coinvolge un amico che è Andrea Camplone. Andrea Camplone praticamente era allenatore e vice era Ricky Massara, giusto? Andrea Camplone l'ho preso io a Pescara. Sì, l'hai preso tu, era allenatore del Pescara all'inizio, quando Pingione praticamente Bravo. Tornò io poi in andai via e lui rimase. Oh. No, veramente non rimase neanche Camplone. No, rimase per un po', poi cambiò. No, le cose come sono andate, perché si dice che le dimissioni di Massa con Pingione in America avrebbero causato poi avrebbe lasciato Pingione. Perché? Perché si è dimesso tu, si è dimesso c'era anche Galeone a bordo campo, Vici, che doveva seguire un po'. Visci si è dimesso, poi si è dimesso io stavo a Castel di Sangro quando arrivò, io stavo là e praticamente Camplone disse insieme a Massari ci dobbiamo dimettere, sì. Perché così Pingione già non c'era più, era già... stava in America e qua ci stava Claudio Di Giacomo sì. Che faceva e ha fatto tutto lui praticamente, ha chiamato Multineddu, sì. Multineddu ha chiamato l'allenatore emergente Lerda fece anche un buon campionato. C'era Nucifora, dopo è arrivato Nucifora. No. È arrivato Lucifora, Lucifora. Che ha portato Lerda. Esatto. Comunque vuoi sapere perché Camplone non rimase? No, lo deve sapere la gente, che non è stata una sua volontà, ma è stato un tentativo, io credo, di far mollare il tutto a Pingione che stava in America. È così, Andrea? No. Quello fu fatto prima con Pingione. Lui andò via. Perché? Perché non aveva più fiducia in quello che si doveva fare e preferì andare via, ma ha fatto bene andare via. Sì, ha fatto bene, però poi alla fine abbiamo fatto un buon campionato con Lerda, con Lucifora. Allora, Luca, vuoi subito chiedere qualcosa ad Andrea? Perché sarebbero tantissime domande, poi vediamo. Voi l'avete seguito da vicino, Riccardo Klinko era un po' dietro le quinte, era in tribuna.
Quindi poi chiederò anche a lui che giudizio ha di questo direttore sportivo che ha fatto la storia del Pescara. Luca. Beh, io ho tanti ricordi di tante operazioni. Una che mi piacque tanto è quella di Esposito all'Udinese, la mossa, la finta controfinta fatta a Milano, perché io c'ero lì. Il venerdì uscì una notizia, il sabato mattina si fece il passaggio all'Udinese. Lì l'hai orchestrata bene, no? Ha fatto uscire la notizia di però Esposito. Non facciamo giochi di memoria, perché giustamente non è che mi ricordo. Esposito la regina. Questo comincia ad avere una certa età. Non si ricorda. Non ti ricordi. Che ha mangiato oggi, tu stai a chiedere cose di 20 anni fa. Perché no, Marino a Udine tergiversava, allora tu persa. Sì, però lì sono stato... Lì sei stato siamo bravo. Stati agevolati, perché dall'altra parte c'era Pierpaolo, no? Quindi lui... Sì, però lui tergiversava. L'aveva portato lui a Pescara. Sì, il suo figlioccio, sì. E quindi è stato facile, questa è stata una gestione facile. Però lui tergiversava, tu per farlo, vabbè, è chiaro per che farlo decidere. Erano tanti soldi a quei tempi. Erano 4 milioni, se non mi ricordo. No, molto di più. Scusami, quindi, restando a Marino, lo ha più erano miliardi. Lo ha più rivisto, ha avuto più rapporti di lavoro con Pierpaolo Marino? Cioè... Io? Certo, mica William. Sì, io l'ho rincontrato in una trasmissione a Sport Italia a Milano. Ah. Non sapevamo. No, ma poi anche dopo non ho avuto... Vabbè, le strade si sono un po' divise. Lui poi è stato sempre in Serie A, io no. E quindi, però al mercato ci incontravamo spesso. Devo dire che io ero a Brescia, lui era a Bergamo, ci siamo visti a Milano in questa trasmissione, ma poco tempo fa. Ok, quindi tu hai detto sempre che l'errore più grave che hai fatto nella tua carriera è quello dell'acquisto per 3 miliardi, no, quello è il più grave, di Artico. No, 3 miliardi, Fabio Arti. 3 miliardi non potevo mai spenderli. l'unico acquisto fu due, ne ho fatti acquisti tutti no, e perché due. Noi prendemmo, tu riuscisti a prendere Corona che veniva dal Campobasso e c'erano Fanesi, Corona e Artico. Dovete rinunciare a Corona, che no, poi Artico, fece una... Artico ce l'avevamo dall'anno prima. Sì, sì, dall'anno prima. L'ho pagato 750 milioni. Questi tre. Praticamente per far giocare Artico rinunciamo l'altro che ho pagato, a Corona. L'altro che abbiamo pagato è stato Palumbo, vi ricordate? Sì, Palumbo, che era fortissimo. Il più forte. Poi è scappato, che è successo? No, ho avuto problemi personali. Ma non si ritrovava un periodo, vi ricordate? Mentre Artico non fece tanto bene qui. Fece un gol a Como rovesciato a Reggio Emilia. Enrico, scusi, questo è una cosa. A Milesi, allenamento a Milesi. A Milesi si festeggiò il 50° anno, i primi 50 anni di Andrea. A Milesi c'era l'allenamento, di fronte c'era l'ingresso del cementificio. Palumbo mise la macchina in mezzo proprio al cancello, lui praticamente gli fece un cazziatone, perché praticamente è venuta la polizia. Francesco Palumbo. Ah, poi Palumbo, scusa, Galeone. Dove vai, Galeone? Dove ti guisciate? Un attimo, che sta dicendo una cosa a William. No, scusa, Gale, dove sta Palumbo? Non lo so, in qualche fumeria, perché veniva sempre in ritardo. Allora Daniele Barone gli fece un'intervista e gli disse: senti Palumbo, ma perché tu sei così ritardatario? E lui disse: vabbè, io non sono molto intelligente, però... Ma ritardata, non ritardata! Francesco! Ma no, per esempio mi verrebbe da chiedergli... Hai pensato mai che forse ti eri un po' imborghesito quando giustamente l'hai detto poco fa, ha detto io stavo tanto bene a Grosseto... Sì. La società era quella che era, quindi no, è ovvio che stavi perché bene. Perché parli a voce bassa? Sotto stasera. Tutti gli aspetti, perché mi fa raffreddato. Perché sono raffreddato, mi fa male la gola. Non hai timore riverenziale nei confronti di Andrea? No, con Andrea no, perché io Andrea lo conosco da quando lui cominciò a Pineto. Ma vedi, quando è che conosco lui e Franco Oddo. E non sei e non hai scelto Pescara, che poteva essere una scelta di cuore. Non mi sono imborghesito. Io lì stavo bene, pensavo di era proprio la piazza ideale per me, il presidente mi adorava. Camilli. Sì. Poi mi è successa questa cosa della squalifica, di questa partita ad Ancona, e lì ho sofferto, stavo già a Brescia, e lì piano piano sono rimasto male.
Riccardo, sai che Andrea Coni ha scoperto un gran numero di allenatori, anche per questo abbiamo titolato stasera a Pescara si lanciano, giocando anche con la partita di sabato. Dico, perdone, ma tutto lui ha lanciato Allegri come allenatore, te lo spiego perché. No, te lo spiego, non me lo spiego io. Allegri venne qui in trasferta a giocare la partita, allenava il Grosseto. Allora mi disse: William, parla con Andrea, io voglio allenare il Pescara. Parlai con Andrea e Andrea mi disse: ma tu vuoi bene? Allora in tempi duri, in società paterna, e vuoi bene veramente Allegri? Sì, lascialo stare lì dove sta. È vero questo? Io. Questo sì, però Allegri smise di giocare con me. Era il mio capitano. E a fine campionato lui mi disse: fammi allenare il Pescara. E io dissi: oh Max, secondo me no, non sei pronto. Fa qualche altra esperienza. E poi pensi bene e probabilmente ho sbagliato, perché probabilmente Allegri era già bravo, perché l'ha dimostrato poi sia ad Agliane sia man mano che è andato avanti, probabilmente era pronto. Ed era già pronto per fare secondo me sì, perché poi io non avevo, lui era un talento come calciatore ed è un talento come allenatore, e io questo non l'ho valutato, percepito. No. Riccardo, dicevo, lui ha scoperto davvero tanti allenatori, Marco Giampaolo, ha portato Sarri a Pescara, De Canio, ci ha provato con Del Neri, ci ha provato con Gasperini, anche Gasperini voleva portare Gasperini a Pescara. Non siamo riusciti a prenderlo perché io andai a Torino, facemmo il contratto, veniva qua e poi noi ritardammo di qualche giorno, arrivò il Crotone e andò a Crotone. Ma quindi, la piazza non è che... È un tecnico che, cioè è un direttore che ha visto bene allenatori che oggi sono in Serie A. Ecco, dall'esterno, tu che sei sempre stato tifoso del Pescara da quando sei arrivato in questa città, che idea ti eri fatto di Andrea Iaconi? Ma innanzitutto lo invito ufficialmente a venire ad una partita della nostra squadra, dove può rincontrare tutte le persone che avete nominato, che Camplone gioca con noi, Esposito, abbiamo una squadretta Wisp. Perché quindi Esposito gioca... Sì, giochiamo. E lui è il manager di questa squadra. Io con Bombini, diciamo che siamo i due allenatori, una palla grossa, siamo i due con Andrea che ci dà una mano, Camplone. Quindi la invito ufficialmente a venire a vederci. Magari. Tanto meno, sicuramente sarà un ripatriato piacevole per lei, perché sono tutti lì. Come no? Cioè sono esattamente uguali. Beh, volentieri, poi ci mettiamo d'accordo. Mi dici, chi c'è? Anche Epifani, Iervese, Mancini, Felice. Del Grosso, sono tutti lì e giochiamo tutte nella squadra. Abbiamo 10 punti di vantaggio sulla seconda quest'anno perché vengono tutti. Onestamente noi speriamo ti che stai proponendo vengono. Come allenatore, perché lui chi? È uno che no, poi mi dice quanto direttore sportivo. Quindi dall'esterno che idea ti eri fatto di Andrea? Ma guarda, io ti dico innanzitutto la cosa personale, che è la prima volta che incontro questo direttore. È una persona che ti affascina quando lo vedi, perché ha la faccia di una persona molto brava, molto buona, molto... E lì sta purtroppo. Infatti, questa è l'impressione che ti dà quando lo incontri. Grazie. Dopodiché io le voglio fare una domanda un po' diversa da quelle che ne fanno loro, perché... Sono scontato. Come mai gli... no, perché è un profondo conoscitore del Pescara. Sono scontate le domande nostre. Per io le faccio una domanda un po': come mai gli imprenditori di Pescara non seguono tanto la squadra? Nel senso, mi faccio la domanda un po' più incisa: come mai qua a Pescara o anche nella provincia ci sono degli imprenditori di un buono e anche di un ottimo livello? Al di là di De Cecco, che sappiamo tutti, come mai non c'è qualche imprenditore che si voglia mettere per portare una piazza nella Pescara, che a mio avviso ha un ottimo stadio, anche se lo vogliono rifare, ha un pubblico fantastico che va in trasferta sempre, che viene allo stadio con la squadra, ha un settore giovanile che può produrre tanti giocatori,
Secondo lei il disinamore, mi passi questa parola, degli imprenditori su Pescara Calcio, per quale motivo? Glielo chiedo perché so che lei è un profondo... Io questa è una bella domanda perché ce la siamo sempre posti. Io penso che l'esperienza di tanto anche prima di me, di tanto tempo fa, quando c'erano i vari Caldora, anche Marinelli e Filippo Di Cecco, lì secondo me è stata un'esperienza soprattutto a livello economico molto traumatica e probabilmente si è tramandata. Io me la spiego solo così. Poi adesso comunque Sebastiani è di Pescara, no? Sì, anzi ha coinvolto anche. Ha coinvolto, quindi, prima c'era più paura ad avvicinarsi a questo mondo del calcio. No, ma vi ricordate gli ultimi tempi di questi dirigenti sono stati traumatici, no? A livello economico erano un po'... sofferenti e quindi probabilmente questa cosa si è un po'... poi Pescara si è ingrandita da poco, cioè prima era abbastanza... Che i nomi sono sempre quelli, poi i nomi alla sono fine, sempre no? quelli. Mancano un po' di alternative. Dicevi Francesco, ti ho interrotto. No, no, per completare secondo me che evidentemente sono tutti personaggi molto forti sul piano economico, ma non appassionati a tal punto del mondo del calcio da farsi coinvolgere. Cioè, no, guarda, credo che questo sia il motivo principale, o comunque uno dei motivi principali. C'è una riflessione. Se no, non c'è una spiegazione logica. Parliamoci chiaramente. Allora, nel calcio si sono avvicinati imprenditori che, guarda caso, erano imprenditori edili. Erano costruttori nei tempi passati, sì. e chiaramente avevano un ritorno di immagine, anche di qualche agevolazione da parte del comune. Ma questo ti riferisci prima dell'arrivo del commendator Scibilia? Sì, certo, io parlo... Sì. Ed è quello il motivo per cui, se c'è un ritorno valido, perché la passione, l'imprenditore non ce l'ha per il calcio, perché la passione è un'altra cosa. Per fortuna che abbiamo avuto Scibilia e Oliveri per 17 anni, no? Che hanno coperto una bella fetta. Scibilia era un appassionatissimo. C'è un altro problema, secondo me. Pescara è una città multietnica, cioè non è cioè di pescaresi. Pescaresi, non è che ce ne stanno tanti. Sì, io sono un esempio. No, vabbè, ma no, per carità, però non è che... cioè ormai Pescara è una città di tutti, diciamo. È della sua fortuna, è di passaggio, quasi come al nord, no? Che, sì, e di giocatori che rimangono qui perché la bellezza della città. Dicevi Francesco? No, per tornare a Iaconi, quando hai detto di fare la domanda... Sì, no, Riccardo, perché non l'ha conosciuto proprio... Ma che fa, c'è una trasmissione su, tutta, su di me? Io... No, vabbè, facendola su di lui, no, aspetta, la si fa finito, sul Pescara, non no? È finito. Qua ci mi vergogno. Ci vi rendete conto, ecco. Ma è vero che Pescara è una piazza che ha lanciato tanti allenatori, sì. No? Tanti con prima, lei, anche prima. Prima di me e anche dopo. Ed è giusto che si identifichi in Galeone questa città? No, su questo non ci sono discussioni. Galeone è le... Giovanni è l'emblema, è il calcio, è l'arte. Neanche Zeman con l'ultimo campionato è riuscito a offuscarlo. Vabbè, poi, magari per la gente sì, Zeman è un altro eccezionale. Però... Capito Luca? Vabbè, no. Loro con lo stagno, dai. Come? Non confondiamo loro con lo stagno. Galeone no, e Zeman, no. Zeman è un grande per Pescara. Fammi capire che tu sei un po' ambiguo. Galeone è il calcio, è giusto. Basta parlarci ancora. Ed è stato quello il motivo per cui i vari Delio Rossi. Tutti hanno sofferto. Degli Rossi ha sofferto poco, se vogliamo. Beh, però lo soffriva tutti. De Cagno andò via per questa cosa qua. Cioè, Vabbè, ha fallito per un punto. Sì.
Però arrivò alla fine, soffriva. Non vi dimenticate che ogni partita, appena prendevi gol, la gente si... Ha pagato Mazzone quello scotto del Mazzone, dopo Castagnier. Castagnier pareggi in casa. Vabbè, però allenatori come Franco Otto, Delio Rossi hanno offerto un buon calcio. Come no? Come no? Vuoi vedere la cartina di tornasole di questo discorso? Che come dice lui, hai sentito William un secondo fa, Tecania, ha fallito per un punto la Serie A, sì, non ha detto ha mancato la Serie A di un punto, ha fallito, sì, è come se uno l'anno scorso avesse detto no, Oddo ha fallito la Serie A, porcaccio giù, dopo un centimetro. Comunque, per pescare la Cagna, che fece quello splendido campionato, grande stagione esaltante, ma ripeto, non è un rimborrare a lui, è per dirti che quando giustamente pensi a Galeone, che ha fatto vedere quello che ha fatto vedere, diciamo a scherzare, insomma, no, ma non è questione piace, non piace, cosa, no? Se pensiamo a quello che ha fatto Galeone per più di un anno, ecco perché è più di Zeman, perché Zeman... Dimmi Riccardo, non sei d'accordo, no, con Francesco? Io sono d'accordo, perché volevo dire che l'altro ieri Galeone, ho avuto la fortuna di vedere la partita vicino a lui, perché lui vede sempre la partita con Totò De Leonardis. Io vedo la partita spesso con Totò e quindi eravamo tutti in fila, e lui ha questo carisma molto particolare, e la cosa che ti dico è che a un certo punto, durante la partita, commentando lentella su mia domanda, lui disse: chi è il numero 8? Gli ha detto Troiano, e poi bravo, bravo. Gli altri? No, gli altri. No, ma ha detto bene lui. Senza parlare. Se parlare, io ho avuto la fortuna, perché dico che è una fortuna di poterci... Era presente lui, ma parlo tanti anni fa, due sere con Galeone, e c'era ovviamente, ci mancherebbe altro, che c'era per Paolo Marchetti, e dava gusto perché parlava di calcio. E attenzione, lui è... fui colpito da un particolare: se è con quattro amici a cena, di solito gli allenatori si lasciano andare e poi due giorni dopo, se vengono intervistati, non dicono le stesse cose. Un'altra delle bravure di Galeone, l'ho toccato con mano una sera da come si chiamava quella lì, il ristorante dove andavamo, all'Osteria di Milano, Fortunato, e poi oppure all'Osteria di Milano, ci disse delle cose in generale sul calcio, su altri personaggi. Dopo due o tre giorni sul Corriere Sport una pagina, le stesse identiche cose che a livello nazionale potevano a tratti essere anche dirompenti, e quella è anche la serietà della persona, non solo del professionista. Come scoprì Sarri, di cui oggi parlano tutti? Sarri mi fu consigliato da un mio ex giocatore della San Benettese, Bignone. Lo seguimmo negli allenamenti, mandai Giampaolo a vederlo. E quindi ci piacque e prendemmo tutto il gruppo, medico sportivo, sì, allenatori secondo, preparatori. Un buon campionato quello di Sarri, quindi. Facemmo, tenendo conto della squadra, cioè, che avevamo, un grossissimo campionato. Oh, Marco Giampaolo, bravo. E Giampaolo? Oh. Sarri studiava da Giampaolo, adesso sì. Le cose sono un po' invertite, ma ripristinando un po' gli equilibri. Cioè Sarri andava a vedere gli allenamenti di Marco Giampaolo. Sarri ha sempre studiato Giampaolo, era Giampaolo il perno di tutto. Sì. Oh, vischi sta famo? Ha perso qualche anno, Marco. È tornato, sì, ha perso questi 3-4 anni, compreso quello di Brescia, ha avuto questi problemi, ecco, diciamo. Molti non sanno, anzi quasi tutti sanno, che lui era l'allenatore della Juventus. Esatto, no? da lì è partito un po'. Può darsi che quel momento negativo, lo ha condizionato, no? Per qualche anno. Secondo me sì. Andò Ferrara al suo posto. Andò Ferrara, ma anche perché era una cosa giusta che lui andasse ad allenare la Juventus. Però vedi che c'è qualcuno dall'alto, guarda un po' Ferrara. Non fa neanche più la pubblicità. Però... Però Giampaolo è un altro predestinato che ha perso qualche anno. Però queste doti, anche Sarri ha perso qualche anno. Sono doti che gli vengono riconosciute dagli addetti del calcio a Marco Giampaolo. Chi lo conosce bene, chi lo ha seguito dai tempi di Treviso, quando vinse con Ammazzalorso, quando salvò l'Ascoli, no? Cioè, la carriera di Giampaolo si conosce, poi si possono avere anche annate negative, però il valore del tecnico
è tornato ad essere apprezzato, no? Cioè, non è che si scopre oggi il Giampaolo che fa più punti di Sarri ad Empoli, no? Cioè, Giampaolo prima, l'anno prima che doveva andare alla Juve, era il tecnico più emergente, in senso buono. Otor, dimmi, William. Ha rinunciato a un contratto faraonico. Sì, poi a c'è Cagliari, anche questo aspetto. No? Lui sì, quando ha lasciato. E quella è una nota positiva. Lui sotto l'aspetto morale, una bella persona. Non ha paragoni. Un professionista. No, volevo tornare a Oddo perché lei ha avuto Franco Oddo quell'anno a Pescara. Quanto sono diversi padre e figlio? Io questo non lo posso dire. Io so che Franco era, secondo me lo è ancora, un grande allenatore. Sì. A quei tempi era un emergente. Poi gliel'ho chiesto l'altra volta, l'ho incontrato, gliel'ho chiesto perché lui doveva fare una carriera più importante. Avrebbe meritato di più, sì. Allora, intanto torniamo. Però, scusa, Enrico, dimmi, un attimo solo. Non sei d'accordo? Sì. Pasquale Luiso era l'allenatore, era il nostro centravanti con Franco Oddo. Sì, alla fine. L'anno successivo Scibilla volle Carnevale a tutti no, i costi. Noi dovevamo riscattare Luiso per 450 milioni e non avevamo i soldi perché avevamo il diritto di riscatto e non potemmo farlo. Poi riprendemmo Carnevale. E perché ci fu questo aspetto conflittuale fra i due, Carnevale e Franco Oddo? Allora, ho spiegato prima, perché c'erano due fazioni, Marino, sembra il vigile urbano. Poi con Andrea ci siamo chiariti, lo sento sempre. Ma perché non ha avuto un buon rapporto? Praticamente è sfumata una Serie A così, per questa storia fra Oddo e Carnevale. Io penso che il problema, era tra Marino e me, perché la proprietà poi... Praticamente avete distrutto scelse, il giorno di ritorno. No, la proprietà scelse me come persona nuova. Quindi Scibilla stava dalla parte sua, di Iaconi. Sì, anche Oliveri. Anche Oliveri. Carnevale stava dalla parte di... Sì, Marino, ma stava dalla parte nel senso che Oddo ha pagato. Sembrava che stesse alla parte. No, Oddo diede le dimissioni. Cioè, ha pagato nel senso non è rimasto sulla panchina a Pescara. Sì. Secondo te, se Antonio mo sta a vedere la trasmissione e ti sta a sentire, che pensa? Che capito che no, che dici le bugie. Così, secondo te, che pensa? Ci sta a fare due risate. Dice, ci sta a fare due risate. Tu dici, Andrea Costantini, sta arrivando qualche messaggio? Ci sono intanto novità dai posticipi? Allora, non ci sono novità nei posticipi. 0-0 Lazio Sampdoria, siamo all'intervallo. Novara-Trapani 0-0, è iniziato da 3 minuti il secondo tempo. Però il Novara sta attaccando moltissimo, traversa di Faraoni nel primo tempo e poco fa grossa palla gol sciupata da Galabinov, quasi solo Novara in campo, sempre 1-2 il posticipo di Lega Pro tra Carrarese e Pontedera. Se vuoi, Enrico, possiamo andare con i primi messaggi. Sì, ne leggiamo 3-4, poi andiamo in pubblicità e poi continuiamo con i messaggi. Vediamo, raga, non c'è 2 senza 3, 0-1, 0-1 e 0-1, segna Cocco e godiamo tutti insieme, forza Pescara. Ovviamente questi sono i risultati che il Pescara ha fatto registrare a Lanciano negli ultimi 2 anni, quindi 0-1, 0-1, speriamo. Per Iaconi, chi è stato il suo maestro? Luca da Montesilvano. Moggi Luciano? Lo senti ancora? Beh, lui mi ha... Che fa oggi Luciano? Lui in pratica mi mandò a San Benedetto. Da lì poi... Quando lui stava a Napoli? A Napoli. Ti ricordi, Francesco, quando stava a Napoli? Che venne anche ospite a Brasile. Mi sono rincoglionito in tutto. Sto soltanto... Non me lo ricordo. Ricordando quando venne in trasmissione con Brasileo. Sì, sì che me lo ricordo, sì. Come con non me lo ricordo? Focardi, con... Che bello. A Focardi non me la ricordo. Vabbè, no, tanto. A Focardi, quello è grande. Non me la ricordo. C'era ti ricordo. Ma sì, come sarebbe? Non mi ricordo. Luciano Moggi venne in televisione perché voleva portare Junior a Napoli. Sì. Che belli anni. Insomma, Luciano Moggi è stato il tuo maestro. Beh sì, io sono cresciuto con lui. Un po' il maestro di tanti. Beh sì, di quasi tutti.
Con Alessandro Moggi oggi rapporto. Alessandro Moggi è un altro uno che ho visto crescere, io andavo a casa sua quando era a Torino, a Napoli, l'ho visto crescere. Poi è diventato procuratore. Beh. Sì. Iaconi è arrivato in un momento in cui la società era veramente a livello economico, a livello vita, un disastro. Lui ha pianato il bilancio con Di Mascio, 1992, con il settore giovanile. Settore giovanile, lì avete attinto tantissimo per risanare le casse. La mia salvezza, la nostra salvezza è stato il settore giovanile. Esatto. Che curavate tu e Cetteo Di Mascio, e praticamente con quella, diciamo, quella miniera di giovani che hanno fatto sì che poi il bilancio tornasse quasi normale, perché poi Scibilia quando veniva in televisione il debito era sempre di 40, all'inizio 20, poi dopo un quarto d'ora era 17, di 40, poi miliardi. 24, fino ad arrivare a 40 miliardi nella finale, e quello faceva arrabbiare la gente. Poi quando a Verona praticamente stavamo 0-0, Scibilia alla fine perdemmo 1-0 e i tifosi del Pescara entrarono nel secondo tempo perché c'era un ritardo. Allora Scibilia nell'intervista disse: come lo racconto, eravamo 0-0, tanto bello, sono arrivati i nostri tifosi e abbiamo perso 1-0. Accuso i tifosi di aver... Un paio di messaggi ancora, Andrea? Sì. Possiamo andare. Iaconi, quanti soldi ha fatto incassare alla società del Pescara con tante cessioni? Fabio da Pescara. Ha mai fatto un conteggio? No, però io entrai che avevamo, ormai tanto si può dire, quasi 50 miliardi di debito. 50 miliardi? Sì, nel 93 più o meno, 48 e 500, una cosa del genere. E chi aveva garantito per questo debito? Il presidente. Scibilia, quello che Scibilia ha dato al Pescara è inimmaginabile. Cioè non... A Scibilia si doveva, secondo me, perdonare tutto. Perché ha fatto quello, intanto ha fatto calcio. 50 miliardi sono tanti. Ma che stiamo a scherzare? No, ma poi era affezionato dato... alla città, si era integrato bene. Cioè non... Ma mai, Luca, mai un punto di penalizzazione, mai. Non è successo mai qualcosa che avesse scherzo. Riccardo, una cosa pazzesca. Anche nei momenti. È come uno che adesso, adesso che uno garantisce 25 milioni di euro. E quell'anno rischiavate, rischiavate grosso, no? Se non riuscivate. Ma scherzi, noi eravamo costretti a fare plusvalenze. No, quindi il tifoso chiede quanti soldi ha fatto in cassa. No, quanti non lo so. Io so solo che abbiamo ripianato questo debito in 7 anni. Beh, fatto 7-8 anni. Giampaolo l'anno che abbiamo prodotto più plusvalenze è stato l'anno di Delio Rossi. Sì. Il primo più lì facemmo anche un attivo di gestione. Quando c'era Greco? Ti sei fatto Greco. Renatino Greco, bravo. C'era gol a Ravenna, ti ricordo. Oh, non vi scordate che questo insieme a Oliveri ha venduto un allenatore? Anche. Chi ha venduto? È stato il primo. Noi abbiamo, quando Rossi andava a Salernitana, la Salernitana non dovette pagare sia Greco che Greco valeva tutti quei soldi. Non ho capito. Per liberare degli Rossi che aveva il contratto, come pago non ce lo faccio. Abbiamo aperto la strada, adesso lo fanno. Bravo, esatto, lo fanno tutti. A quei temi non l'ha fatto mai nessuno. Poi non voglio dire. Viva Iaconi, fu venduto? Un miliardo e 100 milioni. Compreso Greco, compreso Greco però. Greco 100 Greco la valutazione che chiederà Greco, la scusa dall'Aquila, mi pare in C, era in C2. Un'altra, Andrea, poi andiamo in pubblicità. Certo. Spero che Cocco si sia tenuto i gol per sabato, comunque molto bene con l'Entella, non gli abbiamo fatto fare un tiro nonostante le assenze in difesa. Sei d'accordo, Riccardo? Bene con l'Entella, difesa che non ha subito. Bene, perché è partita difficile, perché l'Entella è venuta qua per fare 0-0 e fare gol quando una squadra si difendono in 8 non è assolutamente facile. È una partita che andava per episodi, l'episodio c'è stato, è andato a nostro favore e quindi chiaramente siamo poi alla partita
ma già praticamente è importante la presenza di Bruno. Esatto. Guarda, te lo volevo dire, anche quella di Cocco. Guarda, sì, Cocco, stiamo parlando del momento, no, come il tifoso diceva di Cocco. Cocco secondo me ha giocato bene. Sono d'accordissimo su Bruno, perché per me, sì, come Moncesto è il migliore in campo, perché ha dato veramente un segno di presenza, quella che è mancata nelle partite precedenti, cioè la presenza in campo, sì, del centrocampista forte che recupera la palla, che lotta, che ti dà mano, cioè molto bene. Bene la Padula, e devo dirti, e poi assolutamente la riscoperta di Memushai, che era un po' in calo, che ha fatto una grande partita. Dopo Iaconu ci spiegherà come può il bomber della passata stagione restare a digiuno, no, nel giorno di andata. A tra poco, pubblicità. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra azienda, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. e 51, ovviamente il tempo vola perché tra passato e presente, più passato che presente, ovviamente sono molte le curiosità. Dovrei tornare da Andrea Costantini perché sono tantissimi messaggi. Il centralino è andato quasi in tilt per Andrea Iacono. Sì, Enrico, tra l'altro a Novara, altra traversa colpita dal Novara con l'ex Lancianese Trust, sempre 0-0 al 18esimo della ripresa. Andiamo avanti. Iacono, è vero che era molto legato a Luciano Moggi, Andrea da Pescara, ma ne ha parlato in precedenza, se non sbaglio. È legato, ho avuto la fortuna di crescere con lui. Quando sente tutte quelle voci su Moggi, cosa pensa? Beh, vabbè, lui ha sbagliato sicuramente e ha pagato forse più del dovuto. Un po' di delirio di onnipotenza. Tornando al Galeone, era il Galeone dei direttori. Forse chi è interista non è d'accordo. Vabbè. Riccardo. Sai, ti piaceva Moggi? No? Ma non è, guarda, non ti rispondo perché non hai detto, è meglio di no. Non rispondo. Meglio di no. Però ti devo dire che ha fatto una storia del calcio e quindi da interista ti dico di no, se fossi un 21 ti direi di sì. Però ti volevo dire una cosa, che Moratti voleva prendere Moggi all'Inter. Bravo. Quindi per anche correttezza, Milan, tutti lo volevano, no? Esatto, quindi Moggi quell'anno, prima che succedesse tutto quello che è successo, aveva detto Moratti, se voglio vincere prendo Moggi, questo è vero. Vabbè. E poi ti voglio anche dire l'ultima cosa, poi ci sono i linciaggi mediatici sui giornali delle persone, io non so poi quanto sia tutto vero e non tutto vero quello che ha fatto Luciano Moggi. Bene, ancora Andrea? Sì, se apriamo il discorso su Moggi, sì, non la vediamo. Per Andrea Iacono, chi era il suo giocatore preferito a Pescara? Angelo da San Silvestro. Preferito a livello tecnico, io i giocatori più forti che ho avuto sono stati suo pupillo, ecco, mettiamolo Allegri, così. Giampaolo e Carnevale. Allegri, Giampaolo e Carnevale. Il suo pupillo chi era? Beh, vabbè, io presi Giampaolo, poi lo vendemmo e poi lo ripresi e quindi... A Carnevale lo prese Marino, però non lo prese... La prima volta lo prese Marino, la seconda volta io. Quindi... Anche per la carriera che hanno fatto, tutto sommato? Carnevale e Giampaolo insieme era musica. Delire, era musica. Allora di Gian Natale fece 9 gol. Ti ricordi che... È contento per Dario che è rientrato nello staff di Otto. Rusciti, io ho avuto Rusciti. Rusciti. Cammarata anche. Cammarata, Fabrizio. Chi ha accompagnato Rusciti all'Olearia? Tu. Adesso si prende i meriti di Rusciti. Ho capito. Andavo a scuola insieme, non per qualcosa. Perché? Allora, anche Rusciti. Gioca. Certo, gioca. Rusciti. Di Gian Natale, Cammarata, Oddo, Gessa. Oddo chi è? Massimo? Massimo, giocano col Pescara Smai. Noi, quelli della notte, c'è Iervese, Mancini, Esposito, Tacchi, Maurizio. Ma è più forte quella di prima? È più forte quella di prima. Zauri anche. No, Zauri è con loro. No, veramente, noi Zauri. Siamo in testa con 10 punti. Qui adesso non pare che noi siamo, se io dico noi siamo Real Madrid. Quindi. Che diceva di Rusciti? Rusciti lo prendemmo dalla promozione, in eccellenza, mi pare dalla Vastese. Lo vendemmo anche lui fece un a gennaio con Galeone al Bancone. Torino per 4 miliardi e mezzo quel tempo. E si ruppi i legamenti. È la stessa cosa che successe con Luisi. Su una partita
finita su 4-1. È la stessa cosa, successa con ha saputo 5 vittorie consecutive con la Primavera adesso Luscinti. Ah, sì. Però no, molto bene. Non lo sapevo. Ancora? Sì, col prossimo. Buonasera Enrico e ai tuoi ospiti, ben rivisto Iaconi per lo splendido lavoro fatto con noi nella storia del Pescara. Una domanda, dove vede questo Pescara? Forza Pescara, Ricky e Beatrice. Io ho detto prima, io sono un tifoso al di là del passato perché mi piace questa squadra. Io penso che Pavone e Repetto hanno lavorato benissimo, hanno preso giocatori giusti. Potenzialmente forti, non so chi è di proprietà, però sono tutti giocatori funzionali al gioco di Oddo, quindi questa è una squadra che ha grandi prospettive. Speriamo che non succeda come lo scorso anno, ci vuole anche un po' di fortuna. E poi ci sta il mio pupillo che è Ben Ali, che è più forte, è più forte di tutti. Lo ha consigliato lei al Pescara? No. Come no? Vabbè, comunque Ben Ali è il giocatore diciamo determinante per questa squadra, al di là dell'affetto è il giocatore che gioca senza palla. Dove lo vede meglio? Dietro le due punte? Tu sa fare sia la mezzala che la mezza punta e con noi ha fatto sempre la mezzala. Infatti chi è? Sodigna. È diverso, Sodigna è poesia, con un fisico diverso. Ben Ali davanti la Padula Cocco a questo punto? No, la mezzala ha fatto. No, io questo non lo so. Il trequartista. Infatti l'ultima partita mi sembra che ha giocato la mezzala e ha giocato molto bene. Ma che scherzi. Meglio di quanto aveva fatto. Ma è determinato perché sa fare tutto. Davanti c'era la Padula Cocco. Sì, Caprari dietro la Padula Cocco. Sì, scusami, Ben Ali, quindi il suo ruolo è quello? Ecco. No, il suo ruolo, da noi l'abbiamo preso, io l'ho preso dal Manchester City come centrocampista. No, immagino come hai fatto a fare la trattativa con i dirigenti del Manchester City in inglese. È come l'inglese. Bellissimo. Prima della pubblicità chiederò a Iaconi. Lingua internazionale. Il Cocco che non si sblocca con i gol. Ma dai, Cocco è un giocatore forte che adesso lui aveva trovato un po' di equilibrio senza di lui e adesso rigiocherà. Sì, ma poi se vuoi ha fatto un colpo di testa da Serie A, un palo interno che è stato veramente ma che scherzate, quel gol quello non è un acquisto sbagliato come ho sentito dire. Un colpo di testa da Serie A e ha fatto tre tiri in porta da Serie D, perché è una cosa mentale e psicologica. Allora a mentale quando sbaglia e quando no, allora io secondo me ma sono giocatore, ma il modulo è adatto per questo giocatore. Sì o no? Il modulo che abbiamo perché giocato se non possiamo cambiare modulo. Perché Cocco ha fatto una buona partita, è stato determinante. Ho capito, ma anche sui movimenti della Padula. Sì, ma lo sarà determinante, come sarà determinante Campagnaro quando rientra? Io quello che mi permetto di dire è che se entra quel gol che è un palo interno è un sumissimo. Per me se si sblocca gli altri due palloni che ha avuto. Gli altri due palloni che ha avuto mentalmente più tranquillo. Per me li butta nel tutte e due, ma non è un asino, scusa, ma che asino? Sì, posso dire che è un asino Cocco che è stato capocannoniere? No, ma guarda che qua, allora, Re Bonato stava al campo basso, non fece nulla, poi venne a Pescara, fece veramente lo stravedere proprio, andato a Firenze non fece più nulla. Sono meteore, secondo me. Può darsi che siano meteore. Però se tutti gli addetti ai lavori parlano bene di Cocco, ci sarà un motivo. Ma Cocco è un buon giocatore. Mi permetto di dire di no. Ma Cocco non è una meteore. Allora c'è un motivo per cui non è mentale, fermati per piacere. Lui è arrivato che non stava bene, mi pare. Ha avuto infortuni al braccio, probabilmente ha fatto fatica nella preparazione. Poi la squadra ha cominciato a giocare. Lorenzo, ci fai rivedere questo colpo di testa di Cocco nel primo tempo? Ha fatto due cose abbastanza banali, una ha tirato fuori, cioè ha tirato male, ma perché mentalmente è arrivato scarico su due palloni. Se entra quel colpo di testa e fa gol,
perché doveva essere gol quello, un palo interno che la palla è uscita, avrebbe secondo me fatto, perché era più tranquillo, anche gli altri due. Sono giocatori che se si sbloccano poi fanno tanti gol. Questa è come la storia di Prunecchi, te la ricordi? Sì, vabbè, sì. Per 250 milioni. Eccolo qui. No, questo no. È un altro precedente colpo di testa di... Per un'altra partita, scherzo. No, è questo, eccolo questo. Qui. Ma che bello. Lo stacco alla Bettega, no? Ha fatto una colpo di testa pazzesco. Povero Cocos, bloccava lì. Ha fatto un colpo di testa. No, ha fatto un colpo di testa pazzesco, bellissimo. Crescenzi, dove Grosseto? Lui è D'Alessandro. Ma che bello. Dicevi, Iacone, Crescenzi l'ha avuto. Anche Crescenzi ha avuto Grosseto. Sta facendo un grande campionato. Quadrato, Andrea, anche Vincini ci sono messaggi? Perché... Sì, sì, possiamo vederne di altri. Non è mica tirato in porta Quadrato. Come allora, speriamo che si sblocchi con il Lanciano, Cocco. È un tema abbastanza ricorrente. Anche perché, Andrea, tu hai preparato un filmato con Cocco che è proprio... Possiamo vedere il gol di Cocco al Lanciano con la maglia della Regina. Sì. Fu il gol dell'1-1 segnato alla seconda giornata di campionato nel settembre del 2013. Gol Cocco Regina, ecco qui che lo vediamo. Entra in campo nel finale di partita e segna qui. Dribbling e tiro. Guarda che gol, William. Che gol? A 3 metri dalla porta. Che gol. Dai, sono esageriamo. Questo è il Biondi e Cocco esulta. Va bene, andiamo con altri messaggi. Certo. Prossimo. No, questo l'abbiamo già visto. Iaconi, perché non torna a Pescara con Oliveri? Massimo da Pescara Colli. Ma cominciamo. No, non è una domanda giusta, su. È solo l'inizio. Perché c'è una società. Perché l'associano più ad Oliveri che non a Scibilia? Questione di età, forse. Sì. Penso solo per quello. Beh, io penso che questa è un'ottima società. Hanno lavorato bene in questi anni, io dal di fuori certo non so bene le cose, ma ho visto come hanno lavorato. Pescara ha vinto il campionato e anche retrocesse, ci può stare che retrocede il Pescara in Serie A. Gol del Novara. Ha sempre cambiato il risultato a Novara. Gol del Novara, evacuo su calcio di rigore al 29esimo della ripresa. Bene. E quindi hanno sempre prodotto plusvalenze, hanno lanciato giovani, Pescara ha fatto tutto, è una, secondo me è una delle società più preparate, parlando di Serie B, dal di fuori, poi voi se ne sapete di più. No, però la domanda era un'altra. È la domanda, ma non dipende da c'è una società, come fai a tornare a Pescara? Sì, dicono in futuro. Perché dovete chiedere a Oliveri, io sono un dipendente. Francesco? Quando dice così, lo vedi che mi fa? E così, ma pure fa così, anche se tu mo stai in camera a carità, mi viene la voglia di dare tanti quei cazzotti che voi nemmeno immaginate. Ma anche perché adesso che significa? C'è una società che può provare a coinvolgere Oliveri, ma io non ci credo perché... Pareggio del Trapani, pareggio del Trapani immediato, con Rizzato, 1-1, subito. Sì. Il calcio... Prima lo volevo dire, ripensando, no, alle varie società, il calcio una persona lo può fare. Ossia, questo... Cioè non credi alla società con più soci? Sì, ci credo, ma così come è strutturato il Pescara, ossia come in tanti hanno scherzato qui i dirigenti, siamo vittime di Sebastiani, coinvolti da Sebastiani, però uno comanda, uno deve decidere. Fino a quando è andato bene, sono andati d'accordo anche... Sebastiani e Iannascoli, poi magari per alcune scelte, magari per problemi economici, magari per chissà qual è, non mi interessa quali sono i veri motivi, possono nascere degli screzi. Però inizialmente quindi, questa società era nata con un altro modello, no? Ricordi, esatto, William, di alternarsi. Brava, all'inizio è andata come è andata, poi coinvolgere più imprenditori. Esatto, ma all'inizio sono stati bravissimi, ma lo sono tuttora, perché non è d'accordo che, Andrea, che con quello che sta dicendo Francesco, nel calcio deve comandare uno solo. È sempre così. Cerchiamo di accelerare, Andrea, perché dobbiamo parlare ovviamente anche di Lanciano Pescara. Vediamo, Carosella, meglio Iaconio Repetto.
Iaconi sicuramente, ripeto, è uno scopritore di talenti, perché chiaramente ha fatto l'osservatore per tantissimi anni nel Chievo. Iaconi ha fatto il direttore sportivo sempre, quindi sono due ruoli diversi, però se la cavano tutte e due bene, che devo dire. Repetto ha preso Tu chi sceglieresti? Tutti diplomatici siamo. No, no, quello Clinco parla bene di Poggio. Io devo quindi, dire io sono più legato a Iaconi, parliamoci chiaro. Ma è diverso. Giorgio è iniziato da poco a fare, esatto, a fare il direttore. Giorgio è stato quello che mi ha consigliato di prendere Verratti, non solo, ha portato fior di giocatori, Melchiorri l'ha scoperto, l'ha ripreso lui, quindi ripeto, merita molto ma molto rispetto. Un giocatore è solo una carriera più lunga quella di Iaconi, eh sì, lui ha fatto altre cose, io ho iniziato prima, ma ha detto bene William, lui ripeto, ha fatto per una vita l'osservatore, certo, è abituato di più nel dare il giudizio su un giocatore, basta che lo vede con Peppe Pavone che io ho il rammarico che ripeto non l'ho potuto portare a lavorare con me a Pescara, perché io avevo sempre intenzione di farlo e non sono mai riuscito a farlo. E perché non ci sei riuscito? Non ci sono riuscito perché in società ho avuto problemi nel mm-hmm. prendere Giorgio, quindi non sono riuscito e sono contento adesso che sta facendo bene. E con Pavone i rapporti come sono? Peppino è un altro maestro, Peppino è uno dei migliori in Italia a scoprire i giocatori. Forza Andrea. Sì. Un saluto da Andrea. A William dico ving in me, ma vogliamo parlare della capienza del velodromo? Uno scandalo, un'offesa agli stadi. Firmato da Maurizio, intanto ancora in vantaggio il Novara. 2-1 ancora evacuo. Ancora evacuo. 2-1 al 33esimo. Bene. E allora, William, vuoi rispondere? Non ne adatto a chi si qua. Me. Che succede? Siamo in diretta, non è che potete parlare per conto vostro. Ma è una cosa, è una rimpatriata. Bravo, ho detto. Stava Novara, parlando male di Barone. Comincia a fare un campionato, ha detto, vabbè, ma Barone è bravo, è qua che ho detto, va poi, stava a dire, sarà pure bravo, andrà in Serie A, vincerà la Champions League. Ma non piaceva. Ma che non piaceva, che qua, lascia bene, ora non mi facciate incazzare un'altra volta, che Barone, io gli auguro di andare in Serie A. Devo dire. Umano, le persone l'hanno rispettato. Scusa, Baroni, però, Baroni ha fatto qua, bene dovunque. Ho capito, ma qua è punto. Piaceva, vabbè, non piaceva, non ha fatto male. Io solo che non, ma che significa non piaceva? Ma che ha voluto incarpurtare la casa? Ha fatto male. Non ha fatto come avrebbe potuto fare. Buon allenatore. Mettiamola così. Il Pescara è iniziato da Decec, dal fallimento. Sì. E fino ad oggi, praticamente, anche per merito di Maurizio. Perché Vig e me è una cosa che adesso non posso spiegare, però Vinchemme è stata una cosa che ha salvato il Pescara e poi chiaramente sono subentrati i vari De Cecco e tutti gli nel altri. Al momento della costituzione, sì, momento in cui società, c'era un momento ha evitato molto l'arrivo di Sciacalli. Sì, con sì. L'istanza di fallimento era per 100 milioni. Sì, sì, sì. E si era presentato questo con 10 milioni e avrebbe bloccato tutto. Ricordiamocelo sempre. Se non che ha avuto un ripensamento ed è tornato a casa. Salutiamo Maurizio. Quando praticamente è fallito il Pescara. Il popolo biancazzurro, i tifosi, la piazza, sì, è stata fa parte della storia, è stata determinante in quel momento lì, perché il Pescara lì scompariva su serio. Insomma. Andrea, quanti ne vogliamo leggere ancora in un minuto? Ma almeno altri 2-3 possiamo farli. Sì, ok. Iaconi, a quale allenatore che ha avuto può avvicinarsi Massimo Oddo? Qui sempre i giochi di memoria, perché ne sono tanti. Chiediamolo prima a Luca e poi sentiamo Iaconi. Diciamo al primo Deglio Rossi. Bravo. Primo Deglio Rossi. Sì, 96-97. Un po' più accorto, però al primo Deglio Rossi. Come gioco, non sì, come gioco. Carattere. No, perché, no, no, lui parlava del sì, gioco, sì, no? Credo di sì, credo di sì. Sì, sì, logico. E andiamo ancora? Lancianesi, mettetevi il cappotto pesante che a meno 14 fa molto freddo. Aia, Riccardo. No, no, voglio sentire Riccardo. No, dico, tu vai a Lanciano. Lanciano innanzitutto, secondo me, ha meno punti di quanti dovrebbe averne, perché non è vero
che sta giocando male. Ad Avellino fino all'80esimo era in vantaggio, poi è stato... hanno bisogno di punti, quindi hanno fame, andare là a fare la partita non sarà facile. Certo, certo. Dico la verità, era meglio che vinceva ad Avellino. Che vinceva ad Avellino che... L'ultima, Andrea, poi andiamo in pubblicità. Sì. Iaconi, il più grande direttore sportivo della Serie B. È un po' limitativo questo messaggio. Perché? Che ci vuole? Ah, perché in Italia. Non si è confrontato con la Serie A. Bravo, bravo. Allora. Per adesso facciamo della B. I prossimi 20 anni vediamo. Pubblicità e poi ultimo quarto d'ora di trasmissione. Tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z.
Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Torniamo in diretta, ancora 13 minuti di trasmissione. Andrea, ci ricordi i risultati? Ecco, c'è un aggiornamento in pubblicità, terzo gol del Novara, ancora Evacuo, però il secondo gol in realtà è un autogol di Fazio, quindi doppietta di Evacuo, autogol di Fazio, 3-1 per il Novara a 2 minuti dalla fine. Lazio-Sampdoria invece? Sempre 0-0 a un quarto d'ora dalla fine. Bene, dopo vedremo la classifica aggiornata in Serie B, con questo Novara che ovviamente sta salendo sempre di più in classifica. Allora, mi fanno cenno dalla regia che c'è una telefonata, forse qualcuno che vuole salutare Andrea Iaconi, non so chi ci sia. Pronto TV6? Sì, pronto, sì, voglio salutare non solo tutti gli ospiti ma soprattutto Andrea Iaconi, che lo vedo questa sera. Nella Grossi, presidentessa del club Donne Biancazzurre. Nella Grossi. Ciao Andrea. Ciao Nella. Stasera abbiamo fatto un po' di revival. Sì, ho visto, ho sentito, pure io volevo far arrivare anche il nostro affetto da parte delle donne biancazzurre, perché nessuno dimenticherà mai Andrea Iaconi. Grazie, grazie. Un grande nostro collaboratore, insomma, collaboratore del Pescara Calcio. Beh, il club Donne Biancazzurre vi stava sempre vicino, un po' Dickman. Sì, un appello? Volevo fare un appello, cerchiamo di sostenerlo Cocco, non demonizziamolo, sia a livello vostro mediatico, diciamo così, sia noi tifosi, perché prima o poi, come ha già detto Enrico, mi sembra, uscirà, come è uscito Prunetti, come è uscito anche Maniero, perché all'inizio del campionato dell'anno scorso Maniero non era quello di adesso. Pertanto cerchiamo il nostro patrimonio, cerchiamo di tenercelo. Anche William è d'accordo, vero William? Ecco, io spero soltanto. Saluto tutti, sono tutti amici. Lo so. E lo poi so. Ecco, andiamo tutti a Lanciano correttamente, perché sappiamo la situazione che loro stanno. A me personalmente dispiace vedere così in basso la squadra, però purtroppo è la legge del calcio, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, però bene. Facciamolo con grazie grazie per questo contributo Nella, grazie anche da parte di Andrea. Un abbraccio particolare a Andrea. Grazie, grazie. Allora, c'è cambiato nuovamente il risultato, Andrea. Quarto gol del Novara, segnato anche Dickman, che era per... Allora, vediamo la classifica aggiornata, Andrea. Di Malabar. Sì. Un attimo che c'è Di Francesco che discute con Iaconi. Il Novara è al quarto posto, un punto dal Bari. Ma lo senti che sta a dire? Mi dà le botte tra la spalla e mi fa... Di male. Anche con il Lanciano due anni fa è stato primo in classifica per settimana, ma alla fine arriva oggi, sempre indietro di noi, tranquillo. Allora, un attimo, Andrea, sono rimasti su tre. Abbiamo qualche altro messaggio che possiamo leggere, così possiamo chiudere. Un servizio realizzato da Paolo Renzetti su Lanciano Pescara. Sì. No, forse dobbiamo ripartire da qui. Sempre Maurizio che... Lanciano, Modena e Latina, 9 punti senza discussioni. Sabato il derby sarà una formalità. Allora, ricordiamo che sabato si giocherà a Lanciano alle ore 15, poi con il Modena il 23 dicembre, mercoledì alle ore 20:30, a Latina il 27 dicembre alle ore 12:30, e lì si chiuderà il girone di andata. Avanti. Lancianesi tremate, arriva lo squadrone bianco-azzurro. Allora, vabbè. Ora Cocco ovviamente. Con il Vicenza giocava tutto per lui, a Pescara no, domandate a Marino che si è messo a piangere per Cocco. Avanti ancora. Iaconi, rivolgiamo Scibilli Oliveri, Marco da Pescara. E chiudiamo Enrico. Sì. Lancianesi, mi sa che vi tocca.
al nostro, per un'altra cosa, poetico, per questo fatto dei lancianesi. Allora, questa sfida di sabato ovviamente richiamerà l'attenzione di tantissimi sportivi, un derby che è già iniziato anche stamane, si sono incontrati per esempio il capitano del Lanciano Mammarella con Marco Sansovini, che sì, non indossa la fascia da capitano ma resta sempre il sindaco. Ecco, qui li vediamo insieme nel negozio di Andrea Di Toro, si sono visti all'HG Store, quindi Sansovini, Mammarella con Di Toro, che è ovviamente amico anche dei due allenatori, che avremo lunedì prossimo anche qui in studio. Però oggi nel pomeriggio c'è stata una festa presso Auchan e alcuni biancoazzurri, alcuni giocatori hanno fatto queste previsioni per la sfida di Lanciano. Sentiamo il servizio. Incontrerete una squadra che penultima in classifica, che sarà obbligata a vincere. Quali le insidie? Le insidie ci sono tantissime, perché una squadra è un derby innanzitutto, e quindi sarà già un clima molto, molto difficile. Noi andremo lì sapendo che loro daranno ancora di più rispetto alle solite gare, ma noi siamo fiduciosi. Scendiamo in campo ogni sabato, ogni partita per vincerla, quindi lo faremo anche a Lanciano, ma sapendo che lì sarà una battaglia, ecco. Lanciano, una gara tutt'altro che semplice. Sì, cerchiamo di dare il massimo, speriamo di portare a casa 3 punti sabato, perché abbiamo fatto una gran gara contro Entella e cerchiamo di fare anche lo stesso cosa contro il Lanciano. Non possiamo guardare solo Lanciano, dobbiamo guardare noi stessi, cerchiamo di fare il nostro gioco, perché quando abbiamo fatto sempre quello abbiamo sempre vinto. Abbiamo fatto sempre una gran partita, quindi cerchiamo di guardare noi stessi, facciamo il nostro gioco, cerchiamo di portare a casa 3 punti. Da Lanciano potrebbe tornare in campo Campagnaro. Per una difesa come la vostra, per un reparto come il vostro, quanto è importante l'apporto di un giocatore così esperto? Ma sicuramente Ugo ha fatto la storia del calcio, quindi sappiamo i valori che ci può dare e quanto ci può dare, ma non solo lui, abbiamo tantissimi difensori, secondo me all'altezza e molto forti. E quando impareremo magari a difenderci tutti quanti insieme potremo fare il salto di qualità. La partita è difficile sicuramente, ma sappiamo benissimo che i derby non sono fatti per essere giocati ma per essere vinti, quindi andremo a Lanciano per ottenere i 3 punti. Parlavo anche con Ben Ali, bisogna anche un po' migliorare questo rendimento esterno. A Cesena e Brescia Pescara ha perso anche male, a Lanciano c'è l'occasione per rifarsi. Certo, ci sarà sicuramente l'occasione per rifarci e cercheremo appunto di ottenere dei punti fuori casa che ci permettano di fare questo salto di qualità. Se poi dovesse arrivare un gol di Rolando Mandragora, tanto di guadagnato. Speriamo che arrivi al più presto questo gol, poi vediamo. Servizio Enrico. Di Paolo Rizzetti con le riprese di Vestina News. Sì, Andrea? Finale a Novara 4-1, Lazio in vantaggio sulla Sampdoria, rete di Matri. Ora siamo al 38esimo della ripresa. La Lazio in vantaggio sulla Sampdoria. Carrarese-Pontedera che fa? Carrarese-Pontedera vuole sapere. È finita 1-2, vittoria del Pontedera. Siamo informatissimi. Luca, prima Andrea ci parlava di Ben Ali. Chi è il giocatore invece che ti ha colpito di più, oltre lui? Ma veramente questi sono tantissimi, a me piace tantissimo Mandragora in mezzo al campo, secondo me è un prospetto che calcherà campi importanti nei prossimi anni. Prima ci parlavi di Lanciano, il Pescara ha messo gli occhi addosso a Piccolo, che è l'elemento più quotato, no? Piccolo per me è un grandissimo giocatore, è veramente il giocatore secondo me più forte che a Lanciano e sarebbe sicuramente un buon acquisto. Credo che sarà difficile arrivare a un giocatore del genere, però Piccolo è molto forte. E invece per quanto riguarda il Pescara, lasciami dire una cosa, sono stato veramente impressionato da Bruno, lo dicevo prima, giocatore che fa reparto, giocatore molto forte, e quel giocatore che secondo me è mancato nelle partite dove abbiamo fatto male. E poi ti volevo dire l'ultima cosa su Cocco, io ci credo, e dicevo prima al direttore che con la Padula, con Cocco vicino, quando Cocco gli porta via di solito il difensore, l'uomo, lui sull'uno contro uno è molto più veloce. William, Lanciano Pescara è anche la sfida fra D'Aversa e Oddo, ex compagni nella Curi di Ortolano. È un lavoro difficile per D'Aversa
per Luca Leone, per i Maio in generale, salvare la stagione quest'anno? Ma da come si sono messe le cose sicuramente si è un po' pessimisti, perché pur giocando bene in alcune situazioni, in alcuni momenti, non riesce a fare punti e quindi la classifica piange. Però è ovvio che come abruzzese io mi auguro che si salvi, perché abbiamo due squadre in Serie B e il Pescara speriamo che vada in Serie A il prossimo anno, altrimenti in Serie B non avremo nessuno. Francesco, dicevi bene, attenzione a questa partita. Sì, tu che sei il saggio di questa trasmissione. No, che saggio, il saggio è lui, Iacone, quindi certo che Pescara è favorito, il Pescara deve, verrebbe da sono dire, le partite più pericolose necessariamente proprio. Vincere, ma non pensando, no, tanto giochiamo, anche se un derby, il Lanciano c'ha problemi, gioca bene ad Avellino però poi perde 3-2, chiamiamo, diciamo anche in modo rocambolesco, certamente ha i suoi problemi il Lanciano. Se il Pescara la gioca, anzi se l'affronta la partita così come va affrontata e la gioca così come sa giocare il Pescara, la vittoria non dovrebbe sfuggire. Poi il calcio è pieno di risultati. Ma tiene presente, risultati, Francesco, che negli ultimi due anni noi siamo stati anche un po' fortunati con un rigore l'anno scorso, insomma, molto discutibile. Hanno segnato sempre i bomber, Maniero, Melchiorri. Sì. Appunto, con quella Padolo 2-0, a conferma. Siamo però anche 2-1, Cocco e Lapadula, a conferma della difficoltà di una partita del genere. Iaconi, Ugo Campagnaro è stato un acquisto giusto per il Pescara, si sapeva che le sue condizioni non erano ottimali, quando c'è però si sente. Il giocatore per la categoria è un lusso. Speriamo che, avete detto che ha recuperato. Dovrebbe, sì, usiamo il condizionale perché è rientrato nel gruppo, dovrebbe farcela. Quando ha giocato si è vista un po' la differenza, no? Gol subiti zero. Esatto, gol subiti zero. Anche zero. Questo, cioè, con Campagnaro. Sono giocatori che fanno la differenza. Ma sì, ma sono giocatori che fanno reparto, che sono giocatori superiori alla categoria. Ma poi con Campagnaro in campo... Campagnaro che può giocare è un vantaggio per Zuparic, per Fornasier, per quelli che giocano a fianco a lui. Se poco Campagnaro fa 15, le prossime 15 partite, Zuparic non può fare, no, non può fare centrali, che trarne due, grande vantaggio. Che diceva io le partite due centrali del Pescara, se metti un giocatore che fa da riferimento sono forti tutti e due. Sono d'accordo. Cioè magari giocando insieme. È successo anche lo scorso anno con Salamon, sia Zuparic che Salamon era perfetto. Sì, però credo che al di là dell'apporto che può dare Campagnaro, che sicuramente è un giocatore importante, anche i due centrali che adesso praticamente sono accusati di aver commesso degli errori, diciamo, con Bruno davanti alla difesa, io credo che ci sia un filtro maggiore, sì, una maggiore sicurezza, sì, dei due centrali, che possono rimanere anche Zuparic e Fornasier, secondo me. Con Campagnaro che quando può giocare, perché parliamoci chiaro, Campagnaro ha la sua età e ha dei problemi fisici, non lo so se riuscirà a fare un intero campionato. Prima di chiudere con Andrea Iacone, un'ultima notizia di calcio a 5, perché il Pescara ha acquistato un autentico fuoriclasse, il brasiliano uno dei più forti giocatori al mondo, è arrivato oggi a Pescara a 36 anni, quindi un altro brasiliano che conoscerà l'argentino Campagnaro, non lo so, si faranno compagnia in questa città. Bene questo. Sta benissimo. È arrivato con le gambe sue. Andrea, ci salutiamo, ovviamente grazie per essere stato qui con noi. A voi. Pescara è sempre la tua seconda casa. Sempre. Grosso, sempre. Fabio Grosso, sì, giocava con il Montesilvano. Gli dissi, Andrea, ma perché non prendi Fabio Grosso? Mi disse, e aveva ragione, è lento perché giocava centrocampista. Poi a Perugia lo scoprirono come fluidificante e fece la carriera. Un altro errore. Tornerà l'Adriatico Iacone a vedere il Pescara? Sì, come? Sì. Chi vorrà salutare? Tutti. Grazie. Scusa. Pescara Perugia con Pairetto al
ti ricordi? Scendevi e salivi dalle scaline, perché tu, una cosa emozionantissima. Qui questa sera hai ritrovato tanti amici. 11 minuti di recupero. Sei un po' appeso? No, nel senso sei invecchiato, no? Sì, mi dispiace per Francesco. un calo. Grazie Riccardo Clinco, Luca Pennese, William Caroselli, Francesco Buonasera. Di Francesco e grazie Andrea Iaconi per averci fatto anche rivivere un bel passato. Grazie Andrea Costantini, ci vedremo lunedì prossimo. Maurizio Daguì e i nostri tecnici, lunedì prossimo commetteremo Lanciano Pescara. Grazie per averci scelto. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.